观众朋友大家好，欢迎收看本期的地中海风尚。 Venezia più è malinconica più è Venezia, così si dice. Nessun viaggio in gondola può oggi restituire il buio e la raffinatezza così radicati nella vita veneziana del passato. Mi accoglie con il suo cielo grigio. E che Milano sarebbe senza questo cielo? Eccomi in Piazza della Scala. Sono in pieno centro a un passo dal Duomo e dalla Galleria. Nel 1865 l'architetto Giuseppe Mengoni progettò un passaggio coperto che doveva collegare Piazza della Scala a Piazza Duomo e nacque la Galleria Vittorio Emanuele II. Tra pietra e le voglie di un uomo che ha per vita una gabbia liberata dal sesso, ma gonfia di verità. Anche quest'oggi un'applicazione del pan di Spagna, una base realizzata in precedenza. Vediamo un'applicazione classica, classicissima, il tiramisù. Prepariamo la vaniglia, tanto lo zucchero è quasi arrivato, quindi apriamo la bacca di vaniglia. Andiamo a inserire all'interno il mascarpone, base tiramisù e panna e mascarpone montato. Naturalmente questo è una piccola accortezza per fare un decoro un po' più particolare. Diktat è chiaro, occhiali scuri, scollature, stiletto e pelle. Presenta questo look uno dei nomi più importanti del Made in Italy, Gucci. Come da Prada, dove la sottoveste è trasparente, si accompagna alla pelliccia. Dunque, per questo inverno verranno soddisfatte coloro che amano uno stile deciso e grintoso, le donne che cercano vivacità nel vestire con il colore blu e chi predilige un abbigliamento maschile. 对车身设计和内饰也进行了彻底的革新，堪称是完美之作。 Lamborghini Murciélago, un autentico mostro da strada. Devo frenare perché il rettilineo è finito! Cari amici di Yacht & Sail, quest'oggi sono nella splendida Porto Rose per presentarvi l'ammiraglia Green Line. Secondo un detto, gli italiani sono un popolo di santi, navigatori e cantanti. La saggezza popolare non sbaglia, almeno per quanto riguarda le voci italiane della musica pop che si sono distinte a livello internazionale. Sorridi provocandomi. Eros Ramazzotti è attivo discograficamente dal 1981, ma supera Zucchero nella classifica degli italiani più venduti nel mondo. Che puoi riprendermi. La vera regina della musica italiana all'estero, però, è lei. Forse noi non siamo fatti per cambiare, forse noi. Laura Pausini ha totalizzato finora 70 milioni di dischi venduti. La voce che il mondo ci invidia è apprezzata in egual modo in Europa, America Latina e Stati Uniti, avendo cantato in italiano, spagnolo e inglese. Lascerò